Ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale. Allora, questo è un video molto forte, quindi se siete persone sensibili vi consiglio di chiudere qua. Altrimenti continuate. Allora, in realtà questa cosa mi è capitata a settembre del 2020, quindi stavamo nel pieno della pandemia, c'erano restrizioni su restrizioni. Vi lascio immaginare un gattino. È successo che io una sera non mi sono sentita bene. Ovviamente non mi va di entrare troppo nei dettagli perché siamo, diciamo, in pubblico, quindi non mi va che magari troppe cose personali vengano rivelate nel canale e tutto. Fatto sta che non sono stata bene. Ho chiamato mia madre. E lei praticamente mi ha portato in ospedale, però questa era la mattina, perché comunque ormai era sera tardi, cioè non era così grave da andare subito in ospedale, però è sempre meglio fare un controllo. Quindi siamo andati al pronto soccorso. Io mi ricordo in quel periodo lì che ero appunto impegnata co con un altro ragazzo. Non con il ragazzo attuale, con quest'ora, che tra parentesi era lui su avanti un altro, quindi non vi siete sbagliati, era lui. Detto questo, torniamo al video. Allora, praticamente io mi ricordo che, vabbè, vai al pronto soccorso, vogliono sapere quello che ti senti, quello che non ti senti, mi danno il codice verde, se non sbaglio, o codice bianco, non mi ricordo. Uno dei due. Fatto sta che mi dicono vai in ginecologia, perché il mio problema era un problema appunto all'utero. In ginecologia per me è stato un po', diciamo così, perché praticamente vedevo la felicità di donne che stavano per diventare madri, ma io stavo lì che non sapevo quale fosse il mio problema. Quindi è stato un po', diciamo così. Fatto sta che io e mia madre, perché c'era pure mia madre ad aspettare, stavamo, diciamo, in attesa, diciamo così. E quando all'improvviso mi chiamano. Io dico a mia madre, senti, io non ce la faccio entrare da sola perché ho paura, perché in effetti avevo paura, perché magari potevano dirmi qualunque cosa, anche se avevo qualcosa di grave. Quindi entra con me. Lei è entrata, però i dottori non l'hanno fatta rimanere per via dell'emergenza. Quindi le hanno spiegato la situazione, signora, purtroppo lei non può stare qua perché purtroppo ci sono le restrizioni, comunque stia tranquilla che sua figlia con noi si sentirà a proprio agio. Va bene, va bene. I dottori hanno iniziato con le domande, domande che di solito fanno tutti i ginecologi. Io ho risposto, dopodiché mi hanno fatta distendere a lettino per visitarmi e erano due dottori, mi ricordo, due, e un terzo che entrava e usciva dalla stanza. Praticamente due dottori, io li ho visti proprio diventare bianchi e dire, fare proprio così. No, no, è grave, è grave. Io che ho sentito una cosa del genere, perché loro hanno parlato un po' ad alta voce, quindi l'ho sentito, mi sono spaventata. Fatto sta che mi sono spaventata, però non sapevo perché fosse grave la mia situazione. Morale della favola. Mi hanno rilasciato un foglio che c'era scritto che io dovevo essere operata d'urgenza perché avevo questo tumore all'utero. In quel momento mi sono vista passare tutta la mia vita davanti, perché ho pensato, ho detto cavoli, se io ho un tumore all'utero, anche ammesso che mi opero, non è detto che risolvo il problema, magari morirò giovane. E mi è venuto un attacco di panico forte dentro l'ospedale. Però i dottori mi hanno detto, fermati qua,
che mo ti vengono a prendere dal pronto soccorso. E io non capivo, ho detto, ma in che senso ci mi vengono a prendere dal pronto soccorso? Perché non ci posso andare io? Arriva un infermiere con la sedia a rotelle. E io tipo, ma guarda che sono in grado di camminare da sola. Ah, sì, va bene, va bene. E praticamente ci ha detto dove dovevamo andare, perché chiaramente prima di essere operata devo fare altri controlli. Tra cui, diciamo, una specie di raggi, diciamo così, per vedere appunto se era veramente un tumore. Però io comunque stavo agitatissima, proprio agitatissima, con il cuore così. E praticamente mi ricordo che verso le 11 di mattina mi chiamano. Io pensavo, ho detto vabbè, questo è l'ultimo controllo, poi se scoprono che c'è un tumore me ne vado, diciamo, in sala operatoria, mi operano oppure me ne torno a casa. E praticamente in realtà non mi avevano chiamato per quel motivo, ma per farmi le analisi del sangue. E tra quelle analisi ci avevano messo anche gli ormoni della gravidanza. E sì, lo sto scherzando. Tanto è vero che non ci capivo niente. No, questo l'abbiamo fatto perché forse potresti anche essere incinta. Io ho pensato, ma scusa, ma se io sono stata sempre regolare con le mestruazioni. Oltretutto, non ci posso proprio pensare, ma come ho fatto a rimanere incinta? Per opera dello Spirito Santo, ho pensato. Vabbè, tanto io sapevo che sarebbe stato negativo. Fatto sta che io che sono agorafobica, per me non è stata una passeggiata, poi stare lì da sola a sentirmi dire, forse sei anche incinta, ma... Ah sì? Capitano tutte a me, capitano! E praticamente sono uscita, perché dicevo da prima a mia madre, mi devi riportare a casa, perché io ero agitatissima, non volevo più stare in ospedale, e lei, no, no, dobbiamo controllare, dobbiamo controllare. E praticamente sono uscita con un ago conficcato nel braccio, e non sto scherzando, che praticamente quest'ago, diciamo così, me l'avevano lasciato perché nel caso magari c'era bisogno di un altro prelievo, quindi devo rimanere con quello. Sono uscita così, io tipo, mia mamma a guardarmi così, e io tipo, ti ho detto che mi devi portare subito a casa. E la mia mamma si crepava da ridere perché faceva ridere la situazione, cioè no che facesse ridere il fatto che molto probabilmente avevo un tumore, però gli faceva ridere il fatto come l'avevo detto io, cioè perché lei era preoccupatissima per me, per la mia situazione. Dopodiché a pranzo non ho mangiato perché stavamo in ospedale, poi con le mascherine e tutto, quindi non ho mangiato. Verso 6:30, 7, mi chiamano per fare l'ultimo controllo. Entro, mi fanno allunga su un lettino, mi dicono tipo trattieni il respiro, vabbè, non ci ho capito niente. E all'improvviso viene fuori che non era un tumore, ma era di, si trattava di una ferita, di una macchia di sangue all'interno, che però non era nulla di preoccupante. Tanto è vero che la dottoressa mi fa, ma scusa, ma chi ti ha detto che c'è un tumore? Perché qua non risulta niente. Io tutta così, ma sono stati i medici di su. E praticamente dopodiché esco e il medico mi fa, senti, adesso noi qua facciamo il referto e poi forse sei libera, forse, capito? Forse potevo essere libera di tornarmene a casa dopo una giornata al pronto soccorso. Praticamente, vabbè, ci mettiamo ad aspettare. All'improvviso mi chiamano da un'altra stanza. Entro, mi fa, senti, devi fare un colloquio con il chirurgo. Appena detto così, infermiera, chirurgo. Oddio, forse mo mi devono operare veramente. Ma no, sono solo delle domande, tranquilla, ti visito per vedere, capito come va, però non ti devi operare, tranquilla, tranquilla. Stai tranquilla. In una giornata mi sono sentita dire, c'è un tumore, devi essere operata d'urgenza, sei anche incinta, ma sì, ma stiamo tranquilli.
Dopodiché, chiaramente, mia madre si è infuriata, perché quando è troppo, è entrata, ha detto, io voglio sapere che cosa mia figlia, perché io non ci sto a capire niente, dice la dottoressa. No, signora, siamo noi che non ci stiamo a capire niente. Questi la laurea, come se la sono fatto, cioè, come hanno fatto a laurearsi questi qua? Dopodiché, vabbè, mi levano, diciamo, l'ago al braccio e mi lasciano andare, però con una, diciamo, scelta. Se vuoi ti possiamo operare anche subito e vedi che quella macchia sparisce, altrimenti aspetti qualche giorno e se ne va da sola. In quel caso ho detto aspetto qualche giorno perché farmi operare, anche perché era già tardi, io volevo tornare a casa, avevo fame, ero stanca, non ce la facevo più a camminare, Madonna Santa, a fare su e giù l'ospedale. Ah, dimenticavo, in tutto questo c'era un'infermiera che andava, diciamo, a chiamare i pazienti che non indossava la mascherina, cioè non la indossava, capito? Cioè, senza mascherina, normale, in piena pandemia, un'infermiera dentro l'ospedale. Ma sì, ci può anche stare. Ragazzi, per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.